Benvenuti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Divix. Era circa 10-15 giorni che vi avevo promesso che avrei fatto un video molto specifico in cui avrei parlato della cessione dell'Inter. Ci ho messo un po' perché in questo periodo ho raccolto tante informazioni e che si sono accumulate per cercare di darmi una versione definitiva. Perché parlo di versione definitiva? Perché da quando per la prima volta ho sentito accostare il nome di BC Partners all'Inter, la prima domanda che mi sono fatto è stata: ma perché un fondo private equity dovrebbe essere interessato a comprare una società come l'Inter che produce a passivo ogni anno? E questa domanda mi ronzava in testa in tutti questi giorni e non riuscivo a darmi una risposta. Avevo già fatto un video dove vi ho spiegato bene più o meno cosa faceva BC Partners, dove vi ho spiegato i miei dubbi, però poi successivamente a quel video tutti quanti si sono detti certi che il fondo stesse trattando l'acquisto del club, che aveva già trovato un accordo per 1 miliardo, che era stata già avviata la due diligence, per cui sembrava già tutto fatto. E io nella mia testa, ripeto, continuavo a chiedere: ma perché? Ma com'è possibile? Che cosa c'è dietro? Finché questa mattina, in maniera anche improvvisa, sul Financial Times esce un articolo che vi linko sotto in descrizione, ma poi ve lo leggo bene, che parla degli investimenti dei fondi nello sport, cioè tanto anche riguarda il rugby, ma c'è una piccola parte che riguarda anche il calcio e riguarda proprio BC Partners. E la persona che ha parlato in questa intervista è niente di meno che Nikos Tatopoulos, che non è proprio una persona a caso, è membro del consiglio esecutivo, andatevelo a cercare così capite di chi stiamo parlando. Diciamo che è uno dei capi del fondo BC Partners, per farla breve, e non ha fatto un'intervista banale, tutt'altro, ha spiegato molto bene perché i fondi private equity, tra cui anche BC Partners, si stanno approcciando al mondo dello sport. E in questo video cerco di spiegarvi quale potrebbe essere il futuro dell'Inter se dovesse essere acquistato da un fondo come BC Partners. Se avete domande, se avete qualsiasi cosa da scrivere, me le potete fare qua sotto. Cerco veramente di rispondere a tutti, anche se saranno tanti commenti. Quando dico questa cosa mi riempite di domande e di commenti, cercherò di farlo perché è un argomento importantissimo e ci tengo alla chiarezza. Ma prima di fare domande, guardate il video, buona visione. Wow, dovrei iniziare così perché non mi aspettavo di leggere l'intervista intanto di uno dei membri, uno dei capi di BC Partners stamattina sul Financial Times. È stato fatto un articolo molto specifico riguardo agli investimenti delle private equity nel mondo dello sport, sul perché e per come, quindi cerco di spiegarvelo. Faccio un piccolo passo indietro velocissimo per farvi capire come mai Suning si trova in questa situazione. Ma parlando esclusivamente di Inter, non mi interessa in questo momento quello che succede in Cina, perché tanti mi hanno scritto: guarda che non è vero che in Cina c'è la crisi, guarda che ci sono tantissime altre proprietà cinesi nel calcio, la Cina è in ripresa, il gruppo Suning è in ripresa. In questo momento non mi interessa, voglio parlare soltanto di Inter. E cioè, Suning rileva 4 anni fa il 70% delle quote dell'Inter, investendo circa 250 milioni di euro. Ma il problema è che non sono stati gli unici soldi investiti nel gruppo Inter. E qui ritorno alla fine dell'ultimo video in cui ho parlato di questo argomento e ho detto: ma voi vi siete fatti i conti di quello che dovrebbe richiedere Suning per non fare passivo in questa operazione di cessione Inter? Ecco, io ho fatto questi conti. A spanne, non voglio dirvi la virgola, però a spanne quello che potrebbe essere il valore dell'Inter per non far perdere soldi a Suning. E cioè, intanto Suning dovrebbe recuperare i 200 milioni di euro di investimento iniziale. Poi ci sono i bond che sono stati emessi, uno da 300 milioni quando Suning ha comprato l'Inter e uno da 75 milioni l'anno scorso. Quindi 375 milioni più 200-250 milioni, che sono la quota di acquisizione. Poi ci sono le quote di Lion Rock, che sono 150 milioni che ha speso per comprare le quote di Eric Torrey, il 30%, e ovviamente vuole degli interessi, quindi vorrà 180 milioni probabilmente. E poi ci sono gli aumenti di capitale che Suning ha messo in questi anni, perché Suning ha fatto degli aumenti di capitale, e qui voglio ricollegarmi al fatto che qualcuno mi ha attaccato dicendomi: non è vero che la squadra Inter non costa i soldi a Suning, la proprietà mette i soldi e li ha messi. E io vi ribadisco il concetto che sono completamente d'accordo con questa affermazione. Quello che io ho sempre detto è che la società Inter non può smettere soldi nel mercato dell'Inter, quindi non è che Suning mette 20 milioni per comprare Tizio, Caio, 50 milioni per comprare Barella, 80 milioni per comprare Lukaku. Non funziona così. Suning mette soldi a fine anno se c'è un passivo di bilancio, e qua ci scontriamo con il fair play finanziario, che dice non si può fare passivo di bilancio. Se lo fate vi multo, se lo fate vi metto delle limitazioni al mercato, se lo fate vi metto limitazioni a rosa, c'è anche chi viene squalificato dalla Champions League, ci sono sanzioni anche severe, però ovviamente se poi lo fai devono essere coperti i soldi, cioè non bastano le sanzioni della UEFA. E l'Inter ha fatto diversi passivi di bilancio che Suning ha coperto, e pensate che nell'ultimo anno Suning ha messo quasi 70 milioni di euro di aumento di capitale. Come li ha messi questi 70 milioni? Non li ha messi direttamente, quindi non ha fatto un bonifico di 70 milioni, ma li ha tolti da una cifra che dovrebbero essere i soldi che Suning ha prestato all'Inter, che si dovrebbero aggirare intorno ai 150 milioni di euro. E quindi cosa vuol dire? Voi mi dovete dei soldi, da questi soldi togliete questi 70 milioni. Facciamo finta che erano 100 milioni rimanenti, diventano 30 milioni. Quindi hanno
eliminato il debito che avevano con Suning con questo aumento di capitale. Tutte queste somme di cifre vanno aggiunte per trovare un valore che permetta a Suning di non fare passivo. Ecco, la somma di tutto questo dovrebbe fare circa 900 milioni di euro. E quindi è questo il valore della squadra ed è per questo che si parla sempre di questo miliardo, 900, 800, 700. Se però la squadra dovesse essere venduta a 700 milioni di euro o addirittura meno, intanto vi dico che non è che BC Partners tira fuori 600 milioni di euro, semplicemente rileva la squadra con il debito che ha questa squadra. Vuol dire che Suning non vuole soldi cash, sta regalando la squadra con i suoi debiti, e cioè i 375 milioni di euro di bond, i prestiti che aveva Suning con l'Inter, i 150 milioni di euro di Lion Rock e via dicendo, i prestiti con le banche, perché ci sono anche i prestiti con le banche. Questa è la prima informazione importante, anzi importantissima, e deve essere molto chiara, perché ho sentito qualcuno dire: se Suning vende un miliardo la comparta 200 milioni ci guadagna 700 milioni. Ho sentito anche questo, non è così. Suning, se vende a 900 milioni è per non perderci soldi. La seconda domanda che io mi sono fatto, parlando di private equity, è: ma se l'Inter poi dovesse fare altri passivi di bilancio, un fondo private equity sarebbe disposto a mettere dei soldi per aumenti di capitale? E questa è una bella domanda. È una domanda che bisognerebbe fare al fondo. Ma se voi sapete che cosa fa un fondo private equity, questa domanda dovrebbe farci molta, molta, molta paura. E qua arrivo al primo parallelo che è stato fatto in questo periodo, e cioè tra Elliott e BC Partners. Qualcuno ha detto: l'Inter come il Milan, una squadra giovane con prospetti giovani proiettata al futuro. No, non si può paragonare due fondi che fanno due cose completamente diverse, che hanno una struttura societaria completamente diversa. Non è che tutti i fondi sono uguali. Il fondo Elliott è fondato da un certo Paul Singer e lui con il suo fondo fa quello che vuole. Ci sono dei manager, degli investitori, ma essendo suo il fondo, se lui decide di comprare il Milan, tenerlo perché gli piace avere il Milan, può farlo, è liberissimo di farlo. Oltretutto il fondo Elliott investe in tantissimi campi e rami. È molto diverso al fondo BC Partners. A cominciare dal nome. La parola partners cosa vi fa pensare? A una serie di persone che si sono unite. È come quando gli avvocati fanno lo studio collettivo dove ci sono 4-5 avvocati. Non c'è un avvocato proprietario dello studio, sono 4-5 avvocati che decidono insieme cosa fare. Esattamente così. C'è il fondo BC Partners, ci sono circa 20 partners che decidono, più ci sono delle società all'interno anch'esse che hanno le quote e decidono. E quindi non c'è un proprietario che dice: ok, il fondo è mio, compriamo l'Inter, anche se fa passivo mettiamo i soldi. Non funziona così. Il fondo BC Partners deve fare soldi per gli investitori. E vi dico di più, il fondo BC Partners investe nel private equity e basta. Quindi rileva quote societarie di società che hanno problemi e le rivende dopo alcuni anni cercando di fare un profitto. Quindi se individua un business, allora rileva questa quota societaria, la rivende dopo alcuni anni. Ma secondo voi l'Inter è un business? L'Inter per me non è un business, quindi loro lo sanno che l'Inter farà passivo. Sono disposti a mettere questi soldi ogni anno per coprire il passivo se l'Inter dovesse continuare a fare passivo? Io non lo so se sono disposti, non credo che loro siano disposti a investire dei soldi, soprattutto perché in questo momento non c'è neanche grandi, ricchi imprenditori che sono così propensi a investire nel calcio. Molto semplicemente perché con le regole del fair play finanziario i ricchi imprenditori non possono più fare come faceva Abramovic, come ha fatto gli Sheikh che sono arrivati, 500 milioni per il mercato, metti i soldi io. Non si può più fare, quindi hanno anche reso il mercato meno appetibile ed è per questo che si sono buttati i fondi a capofitto. Ed è anche per questo che mi fa molta molta paura essere di proprietà di un fondo di questo tipo come BC Partners. E in relazione a questo vi leggo, che è la parte fondamentale di questo video, questa intervista uscita questa mattina sul Financial Times, in cui il capo, uno dei capi, uno comunque dei membri del consiglio direttivo di BC Partners, cioè Nikos Statopoulos, che ha parlato oggi in un articolo del Financial Times molto molto lungo, come ho detto ve lo lascio sotto linkato in descrizione, e cerco di farvelo vedere soltanto la parte relativa all'investimento nel calcio, perché poi ci sono anche altre parti, parla anche di rugby, di altri settori. Andiamo a leggere questa prima parte e cerchiamo di capire perché il fondo BC Partners, come mai, potrebbe essere interessati a investire nello sport. Intanto vi ho messo la traduzione automatica di Google Chrome, quindi l'italiano non è perfetto, è come Google traduttore, però i concetti sono abbastanza chiari, cerco di spiegarveli comunque frase per frase. Intanto vi leggo e poi vi spiego. Eccolo qua. Proposta in tempo reale, l'apertura del private equity allo sport si è allargata a causa della drastica contrazione delle entrate durante la pandemia. Campionati di calcio come la Serie A italiana, la Bundesliga tedesca e la Liga spagnola hanno proposto di creare veicoli che possiedono i loro diritti commerciali. Gli investimenti sportivi erano un'area piuttosto di nicchia, ma più società di private equity stanno guardando ora dicendo: ok, forse possiamo farlo. Dice William Jackson, che è amministratore delegato di Bridgepoint e presidente di Dorna, una società che gestisce la MotoGP. Sotto invece c'è finalmente la parte che riguarda Nikos Statopoulos. Lui dice, ed è specificato che è un partner di BC Partners:
Aggiunge che poiché il finanziamento bancario tradizionale è difficile da ottenere, il private equity, che ha tantissimi fondi e soldi, sta diventando il finanziatore preferito per gli enti sportivi. È unico e devi averlo in tempo reale ed è per questo che lo rende prezioso. Allora, qua si sta parlando dei campionati sportivi, ok? Quindi si sta parlando di investimenti nello sport con relazione all'investimento sui campionati sportivi. Sono unici e rivendibili e soprattutto le società sportive in questo momento hanno bisogno di soldi. Quindi cosa possiamo fare noi? Comprare a X e rivendere a X più Y. La parte più interessante è sotto poi. Qua dice, tuttavia, la possibilità di acquistare partecipazioni in campionati di successo si è dimostrata allettante perché la domanda riguardo alle partite è a prova di recessione, afferma un agente senior di una grande società di private equity. In precedenza queste attività non erano disponibili, erano autosufficienti e non avevano alcun interesse nella nostra consulenza professionale. Ora non sono interessati al nostro consiglio, ma hanno bisogno di soldi. Che cosa vuol dire questo? Che prima le società andavano dalle banche a chiedere i soldi. In questo momento le banche non sono più così disponibili a prestare soldi alle società sportive che fanno passivo tutti gli anni, anche a causa della pandemia. Le società sportive non sono interessate ad avere un consiglio sulla gestione aziendale, e qua lo dice molto bene, ma hanno bisogno di soldi. E oltretutto vi aggiungo che i fondi private equity prima investivano 100 se sapevano che guadagnavano 200, ma oggi che c'è una contrazione economica importante, se investono 100 per avere 20 lo fanno uguale. Due cose, arriviamo alla conclusione e poi parliamo anche dell'azionariato popolare. La prima riguarda la cessione di una quota di minoranza e cioè ritorniamo al solito discorso: Suning non riesce a vendere le quote di LionRock. LionRock deve uscire. Suning aveva promesso che avrebbe ricomprato queste quote, non lo sta facendo, sta cercando un investitore. Ma chi è interessato a comprare il 30% di una società che fa meno tutti gli anni in cui ci sono da mettere i soldi? Nessuno. Potrebbe essere interessata a BC Partners se Suning gli garantisce un interesse fra 3-5 anni. Quindi tu mi dai 150, io fra 5 anni te ne do 180, 200, non lo so, dico una cifra a caso, 170, non lo so. D'altra parte uno si chiede, e perché ci sono problemi? Perché non lo fanno subito? È molto semplice, perché BC Partners sta guardando quello che è successo a LionRock e dice, ok, io sto prendendo il posto di LionRock, ma se tu adesso non stai ricomprando le quote di LionRock, perché dovrei fidarmi? E quindi questa è la prima verità sulla trattativa. E secondo me loro si sono parlati per questo motivo, cioè Suning ha dato mandato di trovare un investitore e ci sono interessate alcune società. La seconda ipotesi è BC Partners ha detto, aspetta però, se tu mi regali la squadra, e regalare non vuol dire a zero, vuol dire che tutto quello che ho investito lo perdi. Io mi carico la squadra e i debiti, cioè i bond, i prestiti con le banche, mi carico la squadra con i debiti, e già stiamo prendendo una cifra alta comunque fra tutto, e mi prendo io la squadra, e provano a gestire la squadra in modo tale da produrre un utile, migliorare la situazione economica e rivenderla a qualcuno più interessato fra 3-5 anni. Comunque l'obiettivo è quello, ragazzi, cioè non è prendere la squadra e farla vincere, è prendere la squadra e rivenderla, questo deve essere chiaro. Queste sono le due ipotesi. Rimango dell'idea, io personalmente, ma è una mia idea, non è una previsione e non è che qualcuno me l'ha detto, che la ipotesi più credibile a livello di numeri sia la prima, perché mette loro in una condizione di rischio molto minore. Tutti i giornali dicono che invece è molto più probabile la seconda, e quindi che BC Partners prenda tutto il pacchetto azionario dell'Inter. Ovviamente c'è da liquidare anche LionRock, LionRock non è che sta dentro BC Partners, quindi BC Partners dovrà mettere anche i soldi in LionRock, e questa è la strada che mi fa molta, 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 molta più paura, perché l'unico modo per salvare il bilancio dell'Inter è arrivare in società, prendere Lukaku, Bastoni, Barella, li vendi, fai 200 milioni, sistemi il bilancio, però poi la società perde le sponsorizzazioni della Cina, perde magari i diritti Champions e quindi perde grandissimo valore e fatturato, e quindi è vero che il bilancio è a posto, magari loro possono venderla e farci un guadagno, ma non ci troveremo una squadra in condizioni pietose. E quindi io sinceramente continuo a sperare che loro non si assumeranno questo rischio, e leggendo anche le dichiarazioni di Nico Statopoulos sembra che loro siano interessati più che altro a fare da ente creditizio, cioè da dare i soldi a queste società, non sono interessati ad agire, e questa è una dichiarazione quindi che mi fa ben sperare, però poi vedremo. L'ultima alternativa è quella che sta prendendo quota, è quella dell'azionariato popolare, che è uscita da pochissimo, è uscita sui giornali, cioè magari dei grandi nomi, tra cui ci potrebbe essere anche Moratti, che rilevano questo famoso 30% relativo a LionRock e darebbero una mano eventualmente a Suning a mantenere la squadra. Suning non ha bisogno di una mano economica, però in questo momento è in grossa difficoltà a inserire capitali, soldi freschi nel club. Queste sono le opzioni, ragazzi, ho cercato di farvi chiarezza, soprattutto riguardo BC Partners, perché credo che non sia chiaro ancora bene a tutti che cosa fa questo fondo e quali sono gli obiettivi di questo fondo. Cerco di ridirlo per l'ultima volta, questo è un fondo che fa esclusivamente soldi ed è interessato solamente a fare operazioni di speculazione. L'hanno detto anche tutti i membri di fondi private equity che sono stati intervistati, i fondi private equity lavorano soltanto quando ci sono soldi
e questi soldi sono quasi garantiti. Hanno ovviamente la disponibilità di muovere grandissimi capitali ed è per questo che sono attratti da operazioni dove c'è da mettere tanti soldi ma dove c'è una grande possibilità di guadagno. L'Inter non mi sembra una grande possibilità di guadagno e per generare guadagno nell'Inter bisognerebbe esclusivamente rivedere completamente gli obiettivi e le ambizioni, e questo credo che non sia nel DNA di questa squadra. E quindi mi auguro veramente con tutto il cuore che loro possano acquisire le quote di Lion Rock, cioè questo famoso 30%, e che la società rimanga al gruppo Suning, che comunque a mio avviso in questo momento sportivamente ha fallito, però ci ha mantenuto in vita in questi anni, soprattutto ci ha preso in una condizione economica molto 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 difficile. Ovviamente ci sono ancora tantissime cose da dire, probabilmente quello che vedrete è molto tagliato perché sto parlando da, vedo nella camera, 35 minuti, quindi cercherò di fare una versione compatta, compressa e comprensibile a tutti. Se avete domande me le scrivete qua sotto. Ci vediamo al prossimo video, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, ciao ragazzi.